E ci ha raggiunto nei nostri studi questo pomeriggio Carlos Sciarra dell'Ufficio Accoglienza Pellegrini. Grazie per essere con noi questo pomeriggio, Carlos, ben trovato. Bentrovati, bentrovati. E siamo collegati via Skype con un amico di Padre Pio TV, Enrico Beruschi, 80 anni di comicità, comico, cabarettista, attore. Benvenuto al Sabato del Convento, Enrico. Oh, grazie, ma che bello, un benvenuto così. 80 anni, chi è che ha 80 Enrico, ma anni? Enrico, pace e Ah sì. bene, un caro saluto anche da me. Pare Anche che sia cominciato un processo inverso per te. Stai ritornando indietro con il tempo. a me. Ah, non come intelligenza, perché certi regrediscono. No, io ho compiuto 20 anni, 20 anni per la quarta volta. Ecco. Ottimo. Ricordiamo, Questo cercherò di riassumere in breve il tuo lungo curriculum. Hai lavorato come ragioniere negli anni 80, negli anni 70 la svolta. Hai iniziato la tua attività di. vuoi che faccia io? Sì. Vuoi che faccia il mio curriculum? Sì, dai. Nato nel 41, sono ancora vivo. Volevo dire che hai cominciato al Derby di Milano, poi Non Stop in televisione, davvero un programma poi destinato a cambiare il modo di fare cabaret nel piccolo schermo. Quindi davvero, come dire, un mondo particolare quello che tu hai vissuto all'epoca. Ho avuto fortuna, sì. Fortuna di partecipare agli ultimi anni del derby, e quindi dove è nato il cabaret, dove si è sviluppato il modo di fare cabaret alla milanese. Allora c'era una differenza tra quello milanese, quello romano, quello adesso un po' tutto insieme, no? E poi Non Stop. Non Stop, è vero, eravamo tutti alla linea di partenza, tutti sul punto di partenza, solo che io ero il più anziano d'età e gli altri più anziani di palcoscenico. Io ho cominciato tardi, però poi mi sono ripreso. Enrico, un primo incontro con i confratelli di Padre Pio, è avvenuto 20 anni fa, il 19 maggio del 2001, in occasione della inaugurazione degli studi di Teleradio, Padre Pio. Ecco, forse abbiamo anche Sì. delle immagini, che ricordano l'evento. Poi nel 2018 hai collaborato partecipando al programma Lavoro per te. E il 5 settembre, Programmini. sì, e il 5 settembre scorso, giorno del tuo 80° compleanno, ci siamo ritrovati proprio qui a San Giovanni Rotondo per vivere insieme questa prima giornata dedicata agli artisti, artisti da Padre Pio. Come è stato per te trascorrere una ricorrenza, quale è stata appunto quella del tuo compleanno? Una ricorrenza così importante proprio qui a San Giovanni Rotondo, dai confratelli di Padre Pio e vicino al Corpo del Santo. È stato bellissimo, guardando novità, cioè per via degli 80 anni, per esempio anche TG5 ha fatto un servizio, i locali, le cose. Invece mi è arrivato il tuo invito, li hai spediti un po' tardi, però a me è venuta voglia di mollato tutto e sono partito così da solo, senza nemmeno la moglie, che non c'era il tempo di organizzarsi, e sono arrivato lì a San Giovanni Rotondo, che da qualche anno non venivo. La prima volta io sono venuto ai primi di agosto del 98, mi pare. Sì, primi di agosto del 98, che c'era una cerimonia importante in onore di Padre Pio, la chiesa era piena, sindaco con la fascia, vigili, carabinieri in alto uniforme. E mi sono trovato in mezzo a questa situazione, e da allora sono legato veramente col cuore. Sappiamo, insomma, che sei rimasto anche più del tempo necessario. Hai voluto proprio fermarti qualche giorno in più qui a San Giovanni Rotondo proprio per ecco, gustare anche a livello personale questo
nuovo incontro con Padre Pio? Eh sì, perché mi mancava un po'. Devo dire che da quando è mancato Fra Modestino, cui eravamo amici, mi piace dire amici, no? E era diventato difficile. Poi questi 2 anni, usciamo da 2 anni di clausura obbligata, ecco. Sono una suora di clausura, si vede. No. E qual è, Enrico, il tuo rapporto con la fede oggi? È quello, è profondo, vero, disturbato da quella confusione che c'è intorno. Leggevo l'altro giorno di quel preside, poi anche un parroco che non fa il presepio per non disturbare, cioè cos'è che vuol dire? Dobbiamo fare il presepio perché fa parte dei miei 80, è l'80esimo presepio, è già pronto, è qui vicino a me, già preparato. Enrico, in una recente intervista hai dichiarato che a quest'ora saresti potuto essere un dirigente d'azienda con una bella pensione, ma vuoi mettere la gioia dell'applauso, della risata, dei sorrisi con la gente. Allora, quanto conta il rapporto con il pubblico e con le persone che vengono a vedere i tuoi spettacoli? Ecco, questa è una cosa che sta ripartendo, mi dà un po' di tensione. Settimana scorsa ho fatto uno spettacolo insieme a Beppe Altissimi, alternandoci canzoni, cabaret, inventando, ma domani, un giorno qui, abbiamo uno spettacolo a ruota libera. Cioè, oggi il cabaret viene considerato quasi sempre inscatolato, preciso, a memoria, no, a ruota libera, come si faceva una volta, anche se il mio interesse principale è nella lirica e le letture di Guareschi. Queste sono le mie 2 cose che mi attirano di più. Ma come si dice, il primo amore non si scorda mai. Ecco, parlo del cabaret naturalmente. Certo. Enrico, tu hai già accennato alla tua devozione verso San Pio e alla tua amicizia con Fra Modestino Fucci, anche lui originario di Pietrelcina e di cui, come già sai e come sapranno anche i nostri telespettatori, è in corso la fase diocesana del processo di beatificazione e canonizzazione. C'è qualcosa in particolare che ti ha colpito della loro spiritualità? Che cosa di più ti prendeva, soprattutto quando incontravi Fra Modestino? Ecco, è stato Fra Modestino. Io sono arrivato a San Giovanni Rotondo un po' per caso. C'era mia moglie che diceva andiamo quando mi porti. Avevo una serata a Spinazzola, mi pare, e ho detto sono lì vicino, se vuoi venire andiamo, ma io ero un po' titubante. Anche il primo giorno in questa chiesa piena, in cui arrivavano lì, ma come, in chiesa, a chiedermi gli autografi, a fare le fotografie, ero rimasto un po' male. Poi il caso, aiutato dalla conoscenza, Fra Modestino la mattina dopo. Mattina dopo vieni pure, che non mi voleva far entrare il dottore perché Fra Modestino era stato. Fra Modestino, questo fraticello così, che era stato male durante la notte, ma vieni fratello, ti aspettavo. Io, vedete, sono cose che tutte le leggi su Padre Pio, diceva bene, mi hanno detto, fortuna, povera. Sono successe, ma quando ti succedono dal vivo è mica facile.
questo fraticello che ti aspettavo, ma come? Era stato male la notte. Io ero lì per caso. Lui che mi dice ti aspetto. Poi comincia, mi ha raccontato una barzelletta. Perché dice prima sorridiamo. Ma poi farmi complimenti perché io facevo... E poi dopo abbiamo cominciato a parlare di cose serie. E sorridendo sempre, ma sono successe tante cose belle. Enrico, resta con noi perché abbiamo una brevissima pausa pubblicitaria e consigli per gli acquisti, come direbbe un grande della televisione italiana. Resta con noi lì nella regia. Ci ritroviamo tra qualche istante con Enrico Beruschi al Sabato del Convento.